ragazzi e bentornati sul canale per questo nuovo video. Oggi in questo video andremo ad effettuare una lavorazione sulla mia Golf, ossia andremo ad installare il kit per l'apertura automatica del bagagliaio da pulsante. Quindi andiamo a vedere innanzitutto di cosa abbiamo bisogno per poter effettuare questa lavorazione. Ora vado a mostrarvi i componenti di cui abbiamo bisogno. Partiamo dal primo. Questo è un pistone di derivazione Skoda Fabia per il portellone posteriore. Cambia semplicemente la forza del pistone in fase d'apertura del bagagliaio. Ovviamente dopo in descrizione vi lascerò i codici originali per poterli reperire in modo tale da riuscire a trovarli subito, perché ho visto che magari c'è un po' di confusione nel cercare di poter trovare i pezzi giusti. Abbiamo bisogno quindi di una coppia di pistoni. Poi abbiamo bisogno di questi perni metallici che potete vedere nelle immagini. Questi vanno in sostituzione degli originali e, tra virgolette, dovrebbero resistere di più alla maggiore potenza del pistone nell'aprire il bagagliaio. Oltre a questi due componenti, in realtà ci sarebbe bisogno anche di un terzo, ossia i tamponi. Quelli che vedete qui nelle immagini, io non li ho acquistati perché volevo provare a fare questa installazione senza e riuscire a vedere se il tutto potesse funzionare anche senza l'installazione di questi tamponi. Puta caso andasse male, li comprerò e li andrò ad installare. Speriamo, tra virgolette, comunque di non doverli necessitare. Quindi, detto questo e mostratevi i componenti, procediamo con l'installazione. Ok ragazzi, la prima operazione che andremo a fare sarà quella di rimuovere i pistoni. Partiremo uno per volta, cioè toglieremo uno ed installeremo uno, onde evitare di trovarci il cofano senza pistoni e non sorretto, insomma, non sorretto in altezza. Quindi partiamo con lo smontaggio dei pistoni. Una volta fatto questo, poi andremo a svitare il supporto originale. Lo andremo a rimpiazzare con quello in metallo e procederemo con la reinstallazione dei nuovi pistoni. Detto questo, quindi procediamo. Per quanto riguarda lo smontaggio, ragazzi, non abbiamo bisogno di particolari utensili o d'altro. Armiamoci semplicemente di un cacciavite a taglio in modo tale da poter allentare le clip che mantengono ferme i pistoni sugli anelli di ancoraggio. Una volta fatto questo, il pistone dovrebbe venire via. Ok ragazzi, il primo pistone l'abbiamo rimosso, purtroppo anche con un solo pistone, giustamente lasciando il cofano con un solo pistone neanche regge, quindi niente, cercherò di trovare magari un palettino o qualcosa per poter reggere un attimo il cofano in maniera ferma. Ok ragazzi, ho trovato questo bastone derivante da una scopa. Cerchiamo di adesso andare a posizionare per poter tenere fermo il cofano. Ok, così dovrebbe reggere. Quindi, fatto questo, adesso procediamo con lo smontaggio dell'anello di ancoraggio lato destro. Speriamo che non ci cada niente in testa. Ok, primo anellino rimosso. Procediamo quindi con l'installazione di quello nuovo. Tutto questo per poterli rimuovere basta una chiave da 10. Ok ragazzi, questa è una prova comparativa tra il vecchio e il nuovo. In realtà possiamo notare che il pistone originale della Golf è leggermente più spesso e sembra essere leggermente più alto, mentre questo sembra essere più sottile e leggermente più corto. Ovviamente speriamo non ci siano problemi nell'installazione. Un consiglio che vi do prima di procedere all'installazione è quello di cercare di allentare leggermente le clip, sia quella inferiore che quella superiore, che lo ancorano agli anelli di fissaggio, in modo tale da non doverle
reinstallare da capo, che è un'operazione comunque abbastanza fastidiosa da dover rifare. Una volta fissato, andiamo a stringere la clip di nuovo. Come potete ben vedere, ragazzi, il montaggio del primo pistone è andato perfetto. Ora non ci resta che montare e vedere effettivamente poi se tutto funziona. Quindi procediamo. Ovviamente, ragazzi, prima di procedere con l'installazione del secondo, ricordiamoci sempre prima di lasciare a portata di mano la nostra mazza di scopa, onde evitare che il cofano ci cada in testa. Andremo ad effettuare lo stesso procedimento. Allenteremo le clip, sganceremo il pistone, svideremo l'anello d'ancoraggio e andremo ad installare i nuovi componenti. Smontaggio non doveva essere esattamente questo, però l'abbiamo tolto. Ok, abbiamo rimosso anche il secondo, ora procediamo con l'installazione del nuovo. Ok. Ovviamente, dimenticavo di dire una cosa molto importante. L'hardware l'abbiamo installato, ovviamente però per farlo funzionare abbiamo bisogno di un'ulteriore modifica da dover effettuare. Ossia, a meno che, apro parentesi, la vostra auto non l'abbia già, c'è bisogno di una codifica tramite VAG oppure un qualsiasi dispositivo OBD quale OBD 11 o Carista che vi possa permettere di effettuare delle codifiche. Abbiamo bisogno quindi di una codifica che sganci solamente la serratura del vano bagagli del portellone da chiave, quindi tenendo premuto il pulsante del vano dell'apertura del portellone posteriore dalla chiave della nostra auto. Adesso vi faccio vedere quale. Il pulsante a cui facevo riferimento, ragazzi, è quello centrale. Mentre invece per la codifica io ho utilizzato Carista. Fatemi sapere magari nei commenti se vi potrebbe interessare o potrebbe piacervi un video sull'utilizzo di un prodotto del genere e sul come si utilizza e sulla tipologia di personalizzazione che possiamo andare ad effettuare. Ovviamente non sono mai le stesse, no, cioè le personalizzazioni variano da auto in auto, nonostante parliamo della stessa auto, ma non tutte le auto hanno la stessa elettronica, quindi non tutte le auto supportano varie tipologie di codifiche. Tra virgolette, la macchina più è nuova ha un'elettronica e una gateway migliore che supporta più funzioni, più codifiche si possono andare ad effettuare. La mia auto è del 2006, quindi si può fare qualcosa, ma la mia gateway e l'elettronica di bordo non mi permette di potermi divertire nel fare codifiche così tanto, quindi sono abbastanza anche io limitato, ma per fortuna sono riuscito ad effettuare la codifica con Carista, quindi adesso non ci resta che vedere se effettivamente il tutto funziona. Ok, ragazzi, questa è la prova del 9, vediamo se effettivamente funziona. Ok, perfetto, perfetto.
Sono molto felice del fatto che funzioni. Quindi andiamo a rivedere un attimino l'apertura da chiave. Adesso andiamo a premere il nostro pulsantino da chiave dell'apertura del portellone. Ok. Sono molto soddisfatto, ragazzi. Devo dire che è una delle modifiche in rapporto qualità-prezzo tra le migliori. Anche perché è una funzione effettivamente molto comoda. Bene, ragazzi, il video di oggi giunge al termine. Non è stato uno dei video più entusiasmanti o che ha parlato di parecchie modifiche nello stesso video, ma è un lavoro che volevo fare sulla mia auto da parecchio tempo e che sono felice di poter comunicare e condividere con voi. Fatemi sapere ovviamente se il video vi è piaciuto e, come ho già detto prima, fatemi sapere anche se potrebbe interessarvi una recensione sul Carista e su come si utilizza e cosa si può fare con un dispositivo del genere. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e per favore iscrivetevi al canale. Sto cercando di raggiungere quota 1000 iscritti e non mi manca tantissimo, però ho bisogno del vostro aiuto. Lasciate un like, commentate, lasciatemi il vostro parere, la vostra opinione. Cerco di rispondere sempre a tutti i commenti in modo tale da potermi confrontare con voi e poter interagire con voi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un saluto a tutti. Ciao.